12, 13, 14 maggio, ottava edizione, tre percorsi da Cattolica a Gabicce Mare, ora passando pure per Tavuglia. Numeri e coordinate geografiche della Granfondo Squali Trek 2023, evento ciclistico che in appena 7 anni di vita si è conquistato il quarto posto nel panorama delle Granfondo italiane, radunando ogni declinazione di passione per la bicicletta, da quelle da corsa alla MTB, dall'e-bike all'e-gravel. L'ottava edizione, presentata al Mississippi di Gabicce Mare, non nasconde le ambizioni di superare quest'anno la quota di 3.000 partecipanti, come dichiarato dal coordinatore dell'evento Filippo Magnani, che ha unito negli anni i motori organizzativi del Velo Club Cattolica e del Ciclo Team 2001 di Gabicce Mare. Le partecipazioni stanno andando alla grande, perché poi abbiamo già 2.000 rotti iscritti già un mese dalla gara. E siamo a grandi numeri, molta gente ci crede perché è una manifestazione molto turistica, per cui oltre all'agonismo che viene qui da noi a partecipare, ma viene soprattutto per la grande festa che noi sappiamo attribuire a questo evento. Quest'anno il weekend inizierà il venerdì pomeriggio con una gara di bambini, il sabato ci sarà per gli amanti del fuoristrada una manifestazione per le biciclette gravel lungo il fiume Conca. Il pomeriggio ci sarà una così passeggiata dedicata alle famiglie dei cittadini del circondario e degli iscritti, mentre la domenica, oltre ai due percorsi agonistici, quest'anno abbiamo ampliato l'offerta con la Squali 46, una sorta di cicloturistica dedicata ai ciclisti che non hanno lo spasimo dell'agonismo e della classifica. Al Mississippi applausi dalle tre amministrazioni comunali coinvolte, da Cattolica a Gabicce Mare, passando per la New Entry Tavuglia e l'appoggio della Regione Marche. Un evento appunto giunto all'ottava edizione su cui abbiamo creduto fin dall'inizio, quindi nel lontano 2015, anzi era fine 2014 quando ci è stata proposta questa iniziativa importante ad opera appunto organizzata da Velo Club di Cattolica e dal Ciclotimi di Gabicce. Abbiamo subito creduto in questa manifestazione, sia noi che l'amministrazione comunale di Cattolica. E siamo soddisfatti, felici che sia cresciuta nel tempo, tanto da porla oggi tra le prime 10 Granfondo d'Italia. Quindi c'è uno sforzo enorme di tutti, degli organizzatori, c'è un giro di volontari veramente pazzesco, perché bisogna comunque garantire la sicurezza. È chiaro che l'arrivo di questa Granfondo a Gabicce Monte è un fiore all'occhiello, perché poi avremo modo, abbiamo avuto sempre un grande riscontro di una promozione fatta proprio per far conoscere le meraviglie del nostro territorio. La terrazza di Gabicce Monte poi si affaccia sulla riviera romagnola, quindi da lì è proprio la porta, siamo sia da una parte porta nord delle Marche, ma anche la porta sud della Romagna. Ho partecipato a tutte le 8 edizioni, per me è un evento bellissimo, un evento di promozione vera del territorio, perché sono migliaia le persone che vengono apposta qui a Gabicce, a Cattolica, ma vengono un po' in tutto il territorio, a Gradara, a Tavuglia, a Pesaro, perché rimangono qui per almeno 3 giorni. Una Granfondo che appunto coinvolge migliaia di persone. La novità di quest'anno, voglio dire, è questo percorso, questo circuito aperto a tutti, anche le biciclette pedalata assistita, un percorso di 46 chilometri che viene chiamato appunto il percorso VR46, che partirà da Cattolica per poi andare a Tavuglia, per poi scendere verso Pesaro, tutto il San Bartolomo, un percorso quindi di 46 chilometri aperto anche alle persone come me, che magari vanno in bicicletta, amano la bicicletta, ma che non riescono a fare i 120-130 chilometri senza avere una pedalata assistita. È quindi un circuito veramente nuovo che darà sicuramente ulteriore slancio a questa bellissima iniziativa.